Devi riordinare subito le idee, l'Inter con Icardi, senza Icardi, però all'orizzonte potrebbe esserci questa ricucitura, una sorta di pace a tempo, pace a orologeria, possiamo definirla così, quella con Icardi? Ma sicuramente è una situazione che può essersi risolta del tutto con, magari in modo semplice, così come magari può essere invece solo un tentativo. Ripeto, no, ho sempre detto che non sappiamo esattamente cosa è successo, qualcosa ci sfugge, qualche particolare ci sfugge, per cui è difficile darne un giudizio che sia così, che sia effettivamente, che possa essere considerato come utile per capire la situazione. Quindi io penso che intanto il fatto che lui torni a giocare probabilmente vuol dire che ha messo da parte i problemi anche fisici che secondo me un pochino aveva, perché è chiaro che nel momento in cui comunque ci sono state delle certificati piuttosto che degli esami che riscontravano qualche problema fisico per lui, evidentemente non era una pura invenzione legata al fatto contingente, ma perché qualche problema l'ha avuto. E quindi intanto vuol dire che qualcosa di grave non c'è, e questo è sicuramente un aspetto positivo, poi tutto il resto si può risolvere, si può lasciare alle spalle, sicuramente per un obiettivo comune che è quello che tutti i giocatori hanno interesse di raggiungere, che è quello di fare risultato con la loro squadra. Antonio, tu spesso la indossi la fascia del capitano del Piacenza, come detto, no? In alternanza anche con Silva nella difesa del Piacenza. Quanto è stato ferito Mauro Icardi dalla perdita di questa fascia? Oggi ha messo delle foto, prima l'abbiamo vista anche con Gianluigi, una di queste proprio con la fascia di capitano. Ora torna senza fascia, però è fondamentale anche per lui fare un passo indietro e tornare a piena disposizione dell'Inter. Certo, indossare la fascia capitano è innanzitutto un ruolo importante perché comunque hai il rispetto dei tuoi compagni e sei un attimino la persona che deve guidare quello che è lo spogliatoio. Penso che Icardi la cosa più che ha sofferto in questo periodo, secondo me, da giocatore è la lontananza dal campo, perché per un giocatore calcare i campi, allenarsi e giocare le partite è la cosa più importante che ci possa essere. Per l'Inter è stato sicuramente una mancanza non averlo a disposizione, perché comunque credo che sia uno degli attaccanti più in forma del campionato di Serie A, quindi sono contento che si sia potuto mettere una pietra sopra questa situazione e si possa parlare di calcio giocato e spero appunto per lui che possa riprendere quello che fino a un mese fa aveva lasciato. Ecco. Sì, anche perché poi se è in condizione può dare una grossa mano, anzi può dare una mano definitiva, decisiva, insomma, all'Inter per la conquista della Champions, della postazione in Champions come terza della classe. Presidente Mario Magalli, in generale, che idea si è fatta lei di questa situazione che si è venuta a creare Molto in casa difficile Inter? perché si è fatto tanto gossip intorno a questa roba qua. Io per estrazione, per mentalità e anche perché credo sia giusto, sto sempre dalla parte di chi paga, mai di chi prende. Qui c'è qualcuno che paga, e paga 4 milioni e mezzo, 5 milioni all'anno a un giocatore che non gioca a calcio. Questo l'Inter ha ottenuto certi risultati finora. Senza Icardi la media punti è molto più alta di quando c'era Icardi. Se non sbaglio ha fatto 6 gol finora o roba del genere, quindi che bomber è? Un bomber sulla figurina. Era forse, quest'anno non lo è stato. Ma al di Insomma, là di questo Presidente, fatto, alla media gol qui c'è dei una più media grandi gol che se di con quella Shevchenko, media, quindi che aveva però no, parlo di l'Inter. numeri, è la media gol di Shevchenko, non è Vabbè, che sì, per dire di questi giocatori qua. Riva, se prendo Riva ce l'ha più alta ancora, non No, gioca più a basta Riva, mi calcio. dispiace, basta, è una roba matematica, basta che vada sulle presenze, faccio un rapporto presenze, Io Riva ce l'ha più bassa. Lo penso dico perché che mio padre è il quindicesimo, quindi la classifica la conosco abbastanza bene, un'altra tutte le cosa. medie, quindicesimo in Suo tutti i tempi. padre, per quel poco che so io, non avrebbe mai fatto una roba di questo Questo è un altro genere. paio di maniche, però la No, media io invece parlo di queste cose. la media, lei ha parlato di media realizzativa e di media Beh, punti. A me quest'anno il non campionato di risulta che quest'anno. ultimamente l'Inter abbia fatto bene senza Icardi, non mi risulta che Campionato di ci quest'anno. siano attualmente I in punti danno ragione a quando non c'è Icardi, punto. Questo è un dato di fatto. No, non è perché 2,33.
Io, contro 1, non, non lo è, deve fare la media non di quest'anno, però lei deve fare la media, deve fare la media anche degli altri anni che c'è Riccardi, dove senza Riccardi il quarto posto l'anno scorso l'Inter non l'avrebbe mai preso. Cioè non è che mi può fare la media quest'anno, e come dicevo, dove un giocatore sta giocando infortunato, sta giocando infortunato e zitto. Quando ho detto prima le cose non le sappiamo tutte, mi sembra che abbia esordito così anche lei, doveva andare coerentemente come ha esordito, presidente, perché siccome noi non sappiamo bene le cose, giudicare è facile. È un giocatore che è stato certificato che ha dei problemi al ginocchio. Poi io so che il dottor Volpi, e poi comunque, che a cui levo tanto di cappello, ha detto che può giocare. Punto. E poi comunque sta di fatto, può giocare non vuol dire che stia bene, è un altro discorso. Io peggio di lui sto di sicuro, lavoro tutte le mattine. È stato sollevato un caso mediatico ed è stato secondo me magari sviluppato troppo. Non possiamo giudicare, giustamente, esatto, che cosa non giudicare. Però è chiaro che magari poteva essersi risolto anche in maniera. Questi intanto sono i numeri, li vediamo anche in grafica. Lautaro per mettere un po' di portiere in campo a disposizione, visto le qualità che comunque ha Icardi. No, questa è la media, la media di quest'anno, mi fate anche quelli degli altri anni, per favore. Cioè, non mi dovete considerare Icardi di quest'anno e non mi considerate Icardi dell'anno scorso e di 2 anni fa. Mi dovete considerare la media parlando punti di adesso. Stiamo parlando di quest'anno. È troppo comodo dimenticarci quello che ha fatto l'anno scorso. A casa mia si considera. No, gli anni passati, tutto, gli anni passati sono passati. Ha fatto 30 gol in 35 partite, anche sui numeri. Gianluigi, torno da te. Sì, tra poco ti dico esattamente i numeri di Icardi, che ha una media se vogliamo parlare di comportamento una cosa, se parliamo di numeri un'altra. Di poco inferiore al gol a partita, ha una media realizzativa che lo colloca dal punto di vista realizzativo e di rendimento al top a livello continentale. Tra poco entreremo nel dettaglio con i numeri, questo non è assolutamente in discussione, come il valore di Icardi, che è secondo me paritario a quello di tutti i principali centravanti a livello continentale, Harry Kane, o si prenda chi si ritiene opportuno prendere. La sua condotta fuori dal campo poi prescinde da questo punto di vista, detto anche in considerazione del fatto che Icardi ha una condotta fuori dal campo perfetta, da professionista esemplare. Il problema è legato semmai a chi lo gestisce, da chi sceglie di farsi gestire, che non l'ha fatto nella maniera corretta. Ma quello chiaramente poi va a incidere un po' su questo, un altro personaggio. Su tutto, perché su comunque tutto. Come giocatore è un giocatore che secondo me è uno dei migliori attaccanti in Italia che c'è. Però è chiaro che se viene sviluppata fuori un'altra situazione, anche lui dopo... Presidente, il problema è anche chi lo gestisce, il ragazzo. Ma scusate un attimo, ma io probabilmente parlo una lingua diversa, è tutto lì, la mia mentalità è diversa. Ma chi lo gestisce, chi l'ha scelto? Io? Ho fatto gestire io Icardi a chi lo gestisce? Su questo siamo l'ha scelto lui? Se l'ha scelto lui ho sbagliato. Certo. Che cosa vogliamo dire? Su questo siamo d'accordo. E allora, cosa vogliamo dire? Sono numeri che non ci stanno. Insomma, io sto sempre, ripeto, sto sempre dalla parte di chi paga. Per adesso l'Inter, per quanto mi risulta, con un grande bomber ha vinto 0. Gianluca? 0. Anche senza grande bomba, perché non mi ricordo l'ultima volta che ha vinto l'Inter, per cui insomma, forse risaliamo 10 anni fa, quindi vuol dire, non mi sembra. Questo ha vinto niente con la Sampdoria, ha vinto niente a Milano. Però sono passati giocatori. Spero che non vincerà a Torino, perché spero che non vada. Sono passati giocatori importanti che lì. Poi altrove hanno fatto bene, quindi vuol dire che negli ultimi anni, dopo Mourinho, non è stato semplice per tutti comunque i giocatori. Comunque ha un rendimento dal punto di vista prettamente numerico, con 200 in Serie A, con tra maglie dell'Inter e maglie della Sampdoria, ha giocato 210 partite, 210 presenze e 119 gol segnati, praticamente una media realizzativa di molto superiore a un gol ogni due partite. Con no, superiore, dillo pure, superiore a Inzaghi, superiore a Inzaghi, superiore a Vieri, superiore a Baggio. A livello di media realizzativa non c'è assolutamente dubbio. Cioè non si discute, poi dopo ribadisco il comportamento fuori dal campo, anche lì bisognerebbe capire poi cosa è successo. Ma il comportamento fuori dal campo secondo me bisogna anche specificare a cosa ci riferiamo, perché il comportamento fuori dal campo può essere contestato a un giocatore che magari non fa vita da atleta, cosa che invece Icardi fa regolarmente. Secondo me il problema, l'oggetto del contendere è legato a chi rappresenta Icardi. Questo o a chi Icardi ha affidato la propria rappresentanza. Sì, io per fuori dal campo intendevo questi aspetti che giustamente come presidente e su questo siamo d'accordissimo. Aspetti di gestione, no? Insomma, la gestione fisici, l'ha scelta lui, ha scelto lui, il suo scelto lui, mica io. E una considerazione, già lo chiedo a te, naturalmente, che sei un allenatore, sei un ex calciatore, per Greffi è attualmente un giocatore e Macalli è stato per tanti anni presidente della Serie C. In questo momento
Che tipo di personaggio però bisogna riattenderci dopo aver ricucito il tutto? Domani tornerà a disposizione, tornerà ad aggregarsi al gruppo, anche se in questo momento non ci sono i croati nell'Inter e quindi magari qualcuno manca a fare un pettegolezzo sotto questo punto di vista. Nel momento in cui ci sono i croati, Icardi si riallinea a quella che è la gestione di Luciano Spalletti. Che tipo di Icardi 2.0 possiamo aspettarci? Icardi bis in questo momento Ma io guarda, all'Inter? davvero non ti ho risposto per sviare le cose prima quando ti dicevo mi preoccupavo dell'aspetto fisico, nel senso che io credo che poi alla fine, nel momento in cui il giocatore torna nel gruppo, anche se non vanno a cena insieme la sera, però ribadisco, come esordito prima, cioè, io sono stato in diversi spogliatoi tempi addietro, non è che tutti si amassero sempre i compagni di squadra. Cioè, quindi c'erano situazioni in cui qualcuno non si salutava nemmeno, però questo non significava che poi magari dentro al campo, in mezzo nel momento in cui bisogna stare uniti per un obiettivo comune, cioè, quanti soci di società importantissime che fatturano l'impossibile non si sopportano, però dire, per un bene comune magari trovano anche delle soluzioni. Quindi voglio dire, adesso in questo momento qui, indipendentemente dal fatto che magari non andranno a cena insieme la sera, devono giocare per un obiettivo comune. Io non penso sia un problema insormontabile, proprio perché, come diceva prima il Presidente, sono pagati e sono professionisti per loro fare il loro dovere, anche se fuori dal campo non si possono vedere. Cioè, quindi dentro lì, secondo me, un giocatore questo che all'Inter sicuramente fa comodissimo. E tra altre cose, visto che Lautaro sta facendo molto Sì. bene, Martinez, quindi io forse. E qui però ritorniamo a un discorso prettamente tecnico legato appunto alle idee del mister. A me piace vederli anche insieme, che non vuol dire per forza tutti i 90 minuti, ma insomma vedere degli sprazzi di questi due attaccanti insieme che sono secondo me meravigliosi insieme. Poi certo, probabilmente non è nell'idea del mister giocare con le due punte. Il mister predilige una sottopunta, una mezza punta, chiamiamola come vogliamo, come è successo sempre perché il motivo per cui ha avuto Nainggolan, il motivo per cui Vecino l'altra sera ha giocato riesco, l'altra sera è scoppiato il caso di Vecino, la mossa tattica, sempre giocato come giocava Nainggolan, solo che l'altra sera il Milan l'ha gestita male la sottopunta rispetto a come ha fatto in altre partite, allora sembrava che Vecino fosse chissà quale invenzione. Per cui questo è il punto. Quindi adesso magari il problema sarà riusciamo a farli giocare insieme, quindi ritorniamo a quello che è riservato, perché effettivamente sarebbe un peccato penalizzare l'uno o l'altro, tutto qua. Sì, anche perché poi ci troviamo in un momento in cui Lautaro è stato anche uno degli artefici della vittoria al derby, Antonio. E si ritrova chiaramente Icardi che è pronto a rientrare, quindi giustamente Gianluca va a sintetizzare il tutto anche in una possibile coppia lì davanti, però c'è anche una possibile concorrenza tra i due, no? Però, chiaro, la concorrenza sana fa sempre bene. Certo. Concordo pienamente con quanto detto da Savoldi, perché comunque su una rosa di 25-26 giocatori, quello che è, non si può andare tutti d'accordo, nel senso comunque c'è chi magari va più d'accordo con uno, chi va più d'accordo con l'altro, però è giusto che sia rientrato nello spogliatoio perché all'Inter un giocatore così serve, non è inutile girarsi in giro e Cioè, fare guardate, tanti. scusate se ti interrompo, guardate in quanto ha risolto il problema ben più, secondo me, ben più Serio? serio della diciamo della gag, no, gag fa bene, della brutta figura fatta in panchina dopo la sostituzione di Kessié l'altra sera. Guardate in quanto è stato risolto. Un minuto, risolta, Sì. fine. Cioè, poi magari avranno continuato a picchiarsi dopo finito l'intervista dove hanno detto che si scusavano, erano tutti d'accordo, cioè, per dire. Però il problema è che la società deve fare in modo che tutti questi gossip non si creino. Ripeto, purtroppo è chiaro che tutti non possono andare d'accordo, è chiaro che magari la fascia non avrà più e se ne farà una ragione. Sì. Purtroppo, probabilmente con qualcuno, questi famosi croati, forse, mettiamo il punto di domanda. Non ci andrà più a cena, pazienza e ce ne faremo una ragione. Ci sono cose ben più importanti come la loro carriera, ma che non è solo l'Inter, è la loro carriera. E la loro carriera continuerà ad andare a gonfie vele se l'Inter andrà bene. Per cui io non la vedo così problematica. Io penso invece che ci sia un discorso probabilmente legato realmente anche al di là della Poi fascia, al contratto, confrontarsi cosa. è la cosa che fa bene a tutti, nel senso anche il gruppo poi dopo esce anche da questa cosa, da questa fase di confronto, perché comunque è un momento in cui al posto che lasciare parlare i giornali o le varie persone, è giusto che si chiudano all'interno dello spogliatoio, se ne parli e
qualsiasi cosa sia successa e poi si guardi avanti, basta. Presidente, su questo discorso anche di ricucitura del rapporto Icardi-Inter, Icardi-Spalletti. Ma non lo so cosa abbiamo fatto e non lo sapevo prima, non lo so adesso. Io sto con i fatti. Perché è una cosa che mi dà fastidio, ma dà fastidio non da adesso, ma sempre dato fastidio. Poi ne parleremo più avanti quando mi chiederai qualcosa di altre situazioni, a proposito di fastidi. Ma scusate un attimo, questo è un calciatore che ha firmato un contratto economico con l'Inter e ha firmato con una scadenza che è giugno 2021. Ma è possibile che questo qua tutti gli anni... Appena firmato il contratto si presenta e comincia a ridiscutere quello che ha firmato un'ora prima. Ma esiste nel calcio un'etica di questo genere? Ma se questo zanga i soldi, e li ha di sicuro, il posto è in tribuna fino a giugno 2021. Poi parliamo, poi vada dove vuole. Perché bisogna essere etici fino in fondo al 100%, se devi perdere perdi, qui perdi per uno ma acquisti per 20, perché questa è la verità, sottostante c'è questo, favorisci uno ne scontenti 20, è come quando si caccia l'allenatore. Non possiamo cacciare 20 giocatori, quindi ne cacciamo quello lì. Dimentichiamoci però che ci sono presidenti e non faccio nome, ma o meglio, se volete. No, ci sono dentro anche, presidenti che vanno via come lui. Ci sono anche presidenti che però vengono a farti firmare il contratto e tu puoi anche non firmarlo perché se è vero che la scadenza vale... Certo. Vale anche al contrario, nel senso che io posso anche non rinnovare, devo rispettarlo ma posso anche non rinnovare. È vero, anche ci sono presidenti che dicevano rinnova qui perché io ti voglio vendere e quindi ti voglio vendere sulla base di rinnovo, non è che ti voglio perdere a giugno, rifirma. E qualcuno ha firmato e non ha più messo il piede in campo e questa non è etica neanche dall'altra parte. Per siamo cui perfettamente questa situazione caro, è figlia tu con me su queste cose sfondi una porta aperta. Questa situazione il è figlia del fatto il vale quanto il presidente. Il presidente che perfetto. Firma deve fare quello tutte e due che le parti, tutte due parti sono tutte e due uguali. Non è che uno deve sovrastare l'altro. Io ti dico che questo ha un contratto fino al 2021 e tu ogni anno non mandi lì il tuo procuratore o procuratrice che sia a chiedere aumenti di 1 milione, di un altro e di 500.000. Presidente, però dobbiamo aggiungere un tassello al puzzle di questa situazione per descriverla completamente e approfondirla senza prendere le parti dell'uno o dell'altro. Bisogna anche considerare un aspetto importante perché Icardi e chi lo rappresenta, quando ha discusso il rinnovo di contratto che ha firmato sino al 2021, lo ha firmato a cifre più ridotte rispetto a quelle della richiesta o più ridotte rispetto a quelle del suo valore di mercato, con la promessa da parte della società o di chi la gestiva in quella circostanza di avere un adeguamento una volta che fossero terminati i problemi legati al fair play finanziario, perché l'Inter in quel momento non si sarebbe potuta permettere un rinnovo di contratto alle cifre richieste da Icardi. Ora è il momento di riscuotere la promessa nell'ottica di Icardi, per questo motivo si pone poi il problema dal punto di vista economico del rinnovo che non arriva, per questo motivo c'è una richiesta costante che poi ovviamente non giustifica un atteggiamento come quello che ha avuto Icardi e soprattutto chi lo rappresenta, che ha avuto secondo me la peggiore maniera possibile di esporre le proprie rimostranze, al punto tale da aver fatto soltanto il male del proprio assistito, che era il centravanti titolare dell'Inter nonché il capitano e della nazionale argentina, e allo stato attuale delle cose si ritrova a non essere né capitano né centravanti titolare dell'Inter né tantomeno convocato con la sua nazionale. Però questo è un tassello da considerare per rispondere ovviamente a quanto veniva detto poco fa della richiesta costante di un rinnovo di contratto. Beh, qualcosa è chiaro che sia sotto il profilo tra virgolette gestionale dello spogliatoio che dal punto di vista anche e ovviamente contrattuale di accordi, diciamo così, perché contrattualmente magari se le cose ufficiali sappiamo, gli accordi sulla parola piuttosto che privati, che quindi non sono, diciamo così, registrati in Lega, come succede sempre per ogni contratto, deve succedere per ogni contratto di ogni calciatore, ci sono probabilmente, questo è chiaro, perché no, il fatto che ancora non siamo venuti a capo di tutto quello che è successo, evidentemente ci sono tanti aspetti che ci sfuggono e quindi è per quello che dico è difficile giudicare. Resta il fatto, e su questo mi confermo,
sono sempre più convinto che comunque sia una situazione risolvibile, sia una situazione, anzi, che l'Inter abbia tutto interesse, così come Icardi, come i compagni di Icardi abbiano tutto interesse che questa situazione venga risolta, che venga messa alle spalle. Poi, sulla gestione, effettivamente, e su questo è chiaro, sui modi, sicuramente potevano della gestione Icardi, come dal punto di vista, come dire, dell'immagine, ma anche di un discorso contrattuale relazionale con la società, sicuramente c'è stato qualche errore, come penso che poi la sua compagna abbia anche ammesso, anche se non forse in modo non così proprio esplicito, però credo che lei si sia resa conto e magari abbia forzato un po' troppo la mano. Però ecco, ribadisco, io credo che la cosa migliore, soprattutto dopo questa vittoria, è ricompattare il tutto e essere uniti verso un obiettivo. Poi giugno, questo giugno, quell'altro giugno, ognuno può tornare sulla sua strada e non è che devono per forza frequentarsi tutta la vita. E quindi, insomma, c'è ancora modo di ottenere i grossi risultati. Sicuramente l'Inter nell'ultimo periodo non ha fatto benissimo, con o senza Icardi comunque ha faticato, perché aveva perso addirittura la terza posizione, sembrava ormai consolidata sul Milan, per cui dire che stesse facendo bene non si può. Per cui adesso, dopo questa vittoria importante, credo che sia nuovamente proiettata verso un obiettivo Champions, che sicuramente è, se non raggiunge l'Inter, secondo me è un fallimento. Servizio, testo e musica di Michele Moretti. Non siamo a Sanremo, ma siamo da Bressan per un Inter che adesso davvero deve fare chiarezza e sfruttare il derby vinto per ripartire, perché dopo la sfida con l'Eintracht di Francoforte, encefalogramma piatto. Adesso, sì, diciamo, invece... che all'Inter questa settimana, dopo la partita con l'Eintracht, non si sarebbe aspettato assolutamente una prestazione che ha fatto contro il Milan. Devo dire che ha fatto una partita esemplare, ha giocato benissimo, di testa, di gambe, sembrava veramente una squadra trasformata rispetto alla figura che ha fatto il giovedì. Da qua penso che possa ricostruire tutto, e il posto in Champions penso gli sia, la vedo nettamente favorita assieme al Milan rispetto alla Roma e la Lazio. Il caso Icardi, penso che, a mio parere, a fine anno le strade tra Inter e Icardi si debbano dividere, anche perché non vedo come un giocatore che è più un mese che non entra nello spogliatoio, come possa riacquistare la stima e il rispetto dei compagni, se non altro perché tutti sbagliano, ma si può chiedere scusa, e quindi dopo un mese la vedo dura. Quindi penso che la società abbia già valutato questo e possa effettuare, e logicamente è un bene, e quindi devono valutarlo il più possibile per cercare uno scambio che magari può essere, si parla di Dybala, cioè, o un grande campione che può andare bene, anche a tutti se fai un po' di cash, poi sì, li investi anche un po' vuoi. Di soldi, poi dopo li compri qualsiasi altro giocatore. Non questa è la volata Champions, e ovviamente tra poco vedremo anche, a proposito di mercato, chi potrebbe partire e lasciare l'Inter a fine stagione, visto che parliamo di mercato. Però mister Rossetto, bisogna fare chiarezza e bisogna ripartire da almeno alcune certezze. Doveva essere l'anno dell'Inter, non lo è stato e non lo sarà, anche se chiudi terzo. Comunque hai fallito in Coppa Italia, hai fallito in Europa League, hai fallito in Champions League, hai fallito anche il nastro di partenza per lo scudetto. Non dico arrivare allo scudetto, no, però almeno dire ci siamo. Sicuramente si aspettavano, Michele, tutti si aspettavano qualcosa in più, però quello che io ho visto nel derby è, ho rivisto lo spirito dell'Inter, ho rivisto la compattezza, ho rivisto la cattiveria di un Inter che in pochi giorni è cambiata, perciò è successo qualcosa a livello anche mentale, perché fisicamente non potevi recuperare in modo così veloce, sembrava che con l'Eintracht non stessi in piedi, e poi col Milan stavano tutti benissimo. Probabilmente, cioè, a livello mentale hanno sofferto molto, però ho rivisto un Inter forte, e secondo me il vantaggio le hanno i due milanesi per arrivare in Champions. Classifica che comunque adesso sorride all'Inter, ma sappiamo sono soltanto due punti, poi al quinto posto c'è la Roma a 47, il Milan ne ha più 4, la Lazio è sempre una partita in meno, quindi potrebbe essere anche un potenziale 48, considerato che l'Udinese è l'avversario in questo caso proprio della Lazio. Chi potrebbe andare via, e potrebbero essere tante le partenze importanti, mister Colombo, a fine anno? Adesso sì. Che succede? Aspetta Alfredo un secondo che arrivo, mister Colombo. Sì, nell'Inter chiaramente la priorità credo che sia quella di chiarire quale sarà, chi sarà la guida tecnica. Dopodiché si potrà scegliere anche il profilo del giocatore più adatto al tipo di gioco dell'allenatore che condurrà la squadra. È chiaro che ci saranno delle partenze, come è naturale in tutte le squadre. Bisogna vedere la situazione Icardi. Credo che da lì
da quello che succederà ci sarà cascata, ci saranno delle scelte via, anche per via dell'aspetto economico, dell'incasso che potrà eventualmente maturare l'Inter con la cessione di Icardi, per poi girare quanto incassato nelle nuove entrate. Alfredo, aggiungevi cosa? No, aggiungevo che secondo me la volata più appassionante sarà quella per Chiesa, mi spiego. La Fiorentina in questo momento, a parte i problemi fisici che ha avuto, la possibile infiammazione al pube, lui tra l'altro vorrebbe giocare anche la fase finale degli europei Under 21 e ha dato la disponibilità, la Fiorentina parte da 100 milioni, su questo non ci piove. Mentre l'Inter l'ha messa come priorità, la Juve vuole incassare il sì del calciatore per essere forte sotto questo punto di vista, cioè per dire abbiamo il sì del calciatore e poi facciamo un'offerta che nell'idea della Juve non dovrebbe essere un'offerta superiore ai 70 milioni considerati bonus, quindi possiamo fare delle cifre, mentre l'Inter non ha ancora formalizzato. Alla Fiorentina piace molto Gagliardini, ne abbiamo parlato lo scorso gennaio come opzione, ma in quel periodo l'Inter non voleva farlo uscire, ma la Fiorentina non vorrebbe, nel caso in cui entrasse proprio nell'ordine d'idea di accettare una proposta, inserire delle contropartite tecniche, quindi prevedo una grande bagarre tra Inter e Juve. C'è stato, è vero, l'inserimento del Milan che si è accodato, ma è un discorso adesso tra Inter e Juve, con la Juve che sta lavorando per incassare proprio la disponibilità totale dell'entourage e poi andare dalla Fiorentina. Napoli e Roma in questo momento li vedo assolutamente fuori dai giochi, in questo momento che potrebbe essere anche definitivo. Vedremo, il banco può saltare come se dall'estero qualcuno, e al momento non c'è, si avvicinasse ai 100 milioni che chiede la Fiorentina. Quindi Chiesa sarà un argomento che ci accompagnerà per tutta la primavera.